Coach Gian Lorenzo Blengini, appena tornato dalla lunghissima trasferta ad Ankara, che ha regalato però una grande soddisfazione, no? L'arrivo alla Final Four di Champions League. Sì, grandissima, la soddisfazione è molto grande e compensa un po' la stanchezza di un viaggio che insomma è stato un po' travagliato nel ritorno, ma insomma va bene così, ecco, queste sono vittorie importanti, sono vittorie che aggiungono consapevolezza, secondo me, a quanto di buono la squadra può fare e quindi insomma siamo rientrati adesso. Riprendiamo il lavoro in prospettiva playoff scudetto. Ecco, una partita che è stata di un'intensità incredibile, come forse poche se ne sono viste negli ultimi anni e anche nella tua carriera, come la piazzi? Ma sì, un'intensità che sapevamo di andare incontro a una partita così, abbiamo cercato di prepararci il meglio possibile mentalmente ad affrontare una partita così, una partita che per lunghi tratti anche magari ha avuto delle fasi di gioco non molto spettacolari, ci sono stati molti errori in battuta da una parte e dall'altra, però sono partite che vanno vissute così, sapendo che la qualità dell'avversario, l'importanza della partita in relazione alla qualità dell'avversario impone di assumersi qualche rischio in più e questo l'abbiamo fatto sia noi che loro, ripeto, in qualche fase magari c'è stata qualche situazione con qualche errore di troppo, soprattutto in battuta da parte di entrambe le squadre, però credo che sia dal punto di vista emozionale è stata una partita molto intensa, con un finale thriller, si è decisa per la differenza di 2 punti e questo insomma è andata bene, siamo molto contenti, è chiaro che dopo una tensione così grande c'è una grande soddisfazione. Ora è il momento di archiviare temporaneamente il discorso Champions League perché c'è una semifinale scudetto playoff da giocare. Avversari ancora da conoscere, lo ricordiamo, almeno fino a domenica. Assolutamente sì, sarà una semifinale molto dura, qualsiasi sia l'avversario, sono 2 squadre che hanno dimostrato nel corso di tutto il campionato, sia Perugia che Verona, di avere risorse per competere agli obiettivi più grandi, stanno lottando anche in questa serie di quarto di finale, Verona è riuscita a riaprire la serie e a portarsi sul 2-1, adesso aspettiamo a vedere quale sarà l'avversario che incontreremo. In ogni caso noi in questa fase dobbiamo concentrarci per cercare di elevare ancora il nostro livello di gioco perché sappiamo che qualsiasi sia l'avversario che andremo a affrontare sarà un avversario che richiede un livello di gioco il più alto possibile. Ecco, come affrontare questo periodo in cui vengono a mancare gli impegni agonistici? Situazione quasi insolita, visto che ci saranno praticamente 15 giorni da qui alla prossima gara ufficiale, mentre finora si è praticamente giocato ogni 3-4 giorni. Come affrontare questa Si cosa? affronta sapendo che la quotidianità è funzionale a cercare di elevare il proprio livello. Noi sappiamo bene che sia una situazione insolita dal punto di vista del ritmo delle partite, però è una situazione favorevole dal punto di vista della possibilità di dedicarsi al lavoro, sia fisico, sia tecnico, sia tattico, nello sviluppare dei miglioramenti ulteriori, perché sappiamo che andiamo incontro in un periodo dove ci saranno delle partite da affrontare che richiedono, se è possibile, che la nostra squadra giochi, aggiunga ancora qualcosa e giochi ancora meglio perché le avversarie saranno avversarie di livello altissimo. Prima di questa nuova fase, però 3-4 giorni di meritato riposo, no? Sì, questo fa parte diciamo del progetto di preparazione a questo periodo, nel senso che io credo che il riposo faccia parte spesso anche dell'allenamento, se chiaramente è funzionale ad avere un serbatoio poi di energie per poter, quando si riprende a lavorare, più disponibilità sia fisica che mentale ad aumentare i carichi e il ritmo di lavoro. Abbiamo 3 giorni di riposo, che è un riposo mentale, è un riposo fisico per ritrovarci con più disponibilità, ma non è uno stacco, noi non dobbiamo staccare, noi dobbiamo essere consapevoli che il focus va mantenuto anche durante il riposo perché ci aspetta la parte più importante della nostra.
nostra stagione. Grazie. A voi.